Allora, appena tirato fuori dall'acqua una marmora con, guardate che ferite grosse, queste qui sono state inflitte quasi sicuramente da un predatore, non quasi sicuramente, sicuramente da un predatore, dai morsi sembrerebbero sempre. Infatti all'inizio tirava tantissimo, doveva esserci attaccato il pesce che la stava trattenendo, perché guardate che morsicate violente. Eccola. Semplice. Ok, postazione pronta. Servitore, cassettone, posto delle canne, canne montate, già innescate. Qui abbiamo 70 grammi filo diretto dello 0,22 in bobina. Amo superiore innescato con coreano e flopper. Vediamo se c'è qualche pesce di galla. Inferiore, eccolo qua, innescato con muridium. Perfetto. 70 grammi, lanciamo per prima questo. Ok, lanciamo. Perfetto, vediamo se c'è il pesce di gallo oppure se mangiano a fondo. Prima canna lanciata, distendiamo per bene i terminali. Su quest'altra canna invece ho un mini terminale con 100 grammi di piombo e ho innescato un bibby. Piccolino il bibby questa volta, ma questo abbiamo trovato. Ok, proveremo l'orata. Pronti? Vai. Distendiamo anche qui il terminale. Questa è la postazione di Guglielmo. Vediamo due canne. Ha innescato, eccolo qua, un cannolicchio. Qual è la canna col cannolicchio? Tutte e due. E questo è un monoamo col cannolicchio, quello è un biamo col bibi e cannolicchio. Proviamo l'orata naturalmente. Speriamo che i pendolini, quindi questi qua, salgano parecchio. Ok. Il pendolino si è alzato di parecchi centimetri da terra qua. Forse finalmente abbiamo il primo pesce della serata. Vediamo. Sì, c'è. Eccolo qua. Poi sarebbe il secondo perché il primo era una micro marmora o mormora rilasciata. Vediamo di che si tratta, sta arrivando, non è grandissimo, eh? Normale pesciotto, molto probabilmente, anzi sicuramente di galla. Eccolo qua, sono entrate le occhiate. È nocciata, Guglielmo. Eccola qua, occhiata, pare che sta buona. Aspetta che l'hai ferita, perché hai messo la slamatura in bocca. Cosa? Sì, Poi... vabbè, ma era una slamata semplice però. Sì. Ho due occhiate, ho un'occhiata grossa. Ah, stanno passando, sì, che uno l'ho presa pure io adesso. Occhiata? Occhiata è micro blu. Ah, boga, micro boga. Abbiamo una bella alzata qui sul pendolino pesante. Qua abbiamo il bibby, anzi qua c'è un bell'arenicolo, ho messo, non il bibby, siamo singolo. Vediamo. Sì, c'è ed è un pescione. Cogliè! C'è un pesce grosso, cogliè! Bel pesce, bello, bello.
una arenicola intera, amo singolo, con mini trave, arenicola intera, mini trave e terminale. Oh, un asino di fiume, ecco, c'è. Eccola qua. Sgraziata, vieni. Ehi, sei incazzata? Ehi. Marmo. Ehi. Vieni qua. Bella marmora, eccola qui, un bel marmorone, bella. Eccola qua. Bel marmorone questo qua. Bel pesce. Ok. Guglielmo, dopo aver appreso l'anticarte del doppio amo, sta lanciando la teleferica. Eccola qua. E ora prepariamo un innesco con occhiata, Guglielmo. Ci sono due belle occhiate, eccola qui una, l'altra è nascosta qua sotto. Pronte per essere innescate vive. Teleferica pronta. Attaccata, moschettone, semplicemente un bel moschettone resistente. E qua. Bel terminale da 1,5 metri, cavetto. Amo 1/0. Quale prendo? La più piccola, diciamo. Seguendo il consiglio dell'amico. Basta cacamina. Innesco sulla schiena. Eccolo qua. Uno. Questo è l'amo trainante. Poi un po' più dietro verso la coda. Secondo amo. Ecco fatto. Ok. Pesce pronto. Facciamo stare in acqua, si ambiente un po', poi si lancia in mare. Via. Vai. Ok, se tutto va bene, ora questa qui diventa un serpe. Ah, altro bel pesce qui c'è. C'è un altro bel pesce. Vediamo la versione un po' aperta. Sì. Però credo che sia pesce picante. Però si sente. Qua c'è coreano golferato e murintu. Sta incazzando leggermente, se non sbaglio l'amo di sotto, sì. Se ne va al laterale, eccolo qua, dovrebbe essere un'altra bella marmora. Eh sì, un'altra marmora. Eccola qua, bella marmora sul murid. Mi sa che metto anche qui l'arenicola. Eccola qua. Bella marmora. Eccola qui, bel pesce lì. Si è piombato, mi sta andando adesso te. Ah, marmo. C'è un bel pesce, bella. Bella veramente, oh. È come quelle di prima, guarda, bel marmorone. E questo è il sciabaton. Il sciabaton. Eccolo qua, è tornato.
Bello, stasera ci sono belle marmore. Dovremmo avere un super pesce in canna. Sì, bellissimo pesce in canna. Oye! Bello, bel pesce. È buono, è buono. Non c'è niente. Ah, vaffanculo, chi te mu... Ma chi bastardo. Sembrava un bel pesce, invece è un gronco. Eccolo. Questa qua sta storta, non è più di là. Eh? Sei molto di là con questo. No, no, va tranquillo. Ecco cos'è, gronco. Disgraziato maledetto. Lui è tenendo super fish. Super pesce in canna. È grosso. Chissà è grosso veramente. Ma lo capisci? Si è cominciato a tirare un coso. Oh, guarda, guarda. Cosa? Areni cosa? Madonna, come tira, guglie! Segno 0,20, è un bel pesce chissà. Vieni fuori, bello, eh. Chissà è norata, guglie. Sì, chissà è norata. Madonna, ancora è lontano. Oh, che cavallo, si era messa a tirare la frizione. Sì, in diretta. Mamma, che bello piscio. Non lo so. Sta venendo verso il rio. C'è. Che cazzo? Le marmotte, ecco cos'era. L'attacco di serra. Ecco perché durava. Eh? E no, secondo me non è un serra, c'è la che che può dire essere? Aveva qualcosa attaccato, ti guardo? Guarda un po'. E chi era? Infatti io mo, secondo me l'occhiata a me me l'ha già levato ancora, non so sapere. Madonna santa, ma ci ha tirato una botta. Però ci siamo ritirati, era qualcosa che stava attaccato. Sì. Una bella marmora, però guarda qua, guarda come è rovinata. Guarda qua, guglia. E che cazzo è dentro? E che ne so io? Non lo so. Ah, bella marmora. Guardate com'è combinata. Strano, eh? Sì, guardate qua, rovinata. Questi sembrano morsi. Sono morti quando sono qua. Serra, strano. Guarda com'è rovinata. Ah, guardate qua come l'hanno combinata mentre la tiravo. Sentivo tirare forte, l'hanno praticamente morsicata più volte. Eccola qua. Sono riuscito a tirarla fuori, ma tutta morsicata. Ecco. Sia da un lato e dall'altro. Vabbè.
Qui dovremmo avere un pesciolino discreto. Vediamo che c'è. Siamo quasi in chiusura di questa battuta di beach leggering notturno, che è stata bella. Ci sono state le catture, non tantissime, ma belle marmore. Vediamo qui che c'è. Secondo me non c'è niente qua. Questa praticamente è l'ultima volta che recupero questa carne, poi la metterò a riposo. Okay. Si è intanto creato, formato un mare, eccolo, un bel mare potente, dopo il vento. Ho dovuto spostare la postazione. Comunque c'è un bel pesce. Sembrava di no, ma mo sei incazzato, arriva, mi veniva incontro, bello, bello veramente, bel pesce, bello. Ah, guarda, guarda, può venire, bellissimo, bella, mamma che marmora, marmorone, bellissimo. Mi veniva incontro questa qui, bella marmora, guardate che bestione. Bella, col muriddu, bel bestia, mazza che bestia, marmo, no? Guarda che bellissimo, bella marmora veramente. Guardate che bel pesce, per chiudere la serata. È un pesce eccezionale questo qui, eh? Veramente bello. Una bellissima taglia di marmo. Guarda qua. Bello. GoPro arresta video.